Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Raffaele e Caterina, siamo i Two Food Fit Lovers e benvenuti a un nuovissimo episodio di Recensiamo Qualche Cosa, insomma, che è appena uscito. Sono uscite le nuove creme Fit Porn di All Supplement e le potete trovare appunto sul sito di All Supplement con il codice sconto AS Two Food Fit Lovers. Sì. Ok, fanno tanto pensare a Homer Simpson con questa ciambellina fantastica. Sì, c'è da dire che le etichette sono davvero davvero molto belle, cioè, sì. Mi piacciono tantissimo, sono fantastiche. E adesso le assaggiamo. Ricordatevi di iscrivervi al canale, giustamente. Io anche la se prossima volta video... però, cioè, mi servirà un foglietto per ricordare. Dunque, sono creme proteiche, dalla parola mi fa intuire che siano porcellose. Ora molto esistono. Molto porcellose o dolci, no? In teoria. I gusti sono cioccolato dark, cioccolato bianco, nocciutella... E si schicca la fragola. Sono altamente proteiche, infatti praticamente i valori nutrizionali sono quasi uguali per tutte, ho visto. Ad esempio vi leggo quella del cioccolato dark. Sono per 100 grammi 536 calorie, quindi sono comunque caloriche, sono a base burro. Invece non esiste un burro non calorico se c'è la... Esatto. Non è possibile. Invece questa cheesecake cake fragola ad esempio ha 533 per 100 grammi. 3 calorie per il cacao. Poi 40 grammi di grassi di cui 13 saturi, 27 grammi di carboidrati di cui 0 zuccheri perché vengono usati i polioli, ovvero i malti d'olio in questo caso, sono tutti polioli. 3,8 grammi di fibre. Proteine 25, quindi è altamente proteica e 0,3 grammi di sale. E infatti è una delle creme praticamente con un rapporto più vicino tra grassi e proteine che abbiamo mai visto. 40-25 è il rapporto, le creme proteiche sono un po' meno proteiche. Ce ne arrivano gli ingredienti, ad esempio questo di cheesecake fragola ha maltitolo come primo ingrediente, proteine del siero del latte, olio di girasole, olio di cocco, aromi e come emulsionante lecitina di girasole, poi 3,22. Questa dark invece, dark perché in teoria è meno dolce, ha meno maltitolo ed è l'unica che ha meno maltitolo, infatti come primo ingrediente ha direttamente le proteine in polvere. Buono. Perché ha meno maltitolo. Quindi anche meno... questo, anche la nocciutella. Ma come primo ingrediente proteine sia del latte e secondo maltitolo. Ok, quelle marrone, le creme a base marrone, non hanno 35 grammi di carboidrati ma 27. È una normale crema comunque a base di proteine del latte. E oli vengono usati sia cocco che girasole, sì. Come edulcorante, quindi come dolcificante viene usato il maltitolo, standard anche quello, cioè, sono i classici ingredienti in e come emulsionante lecitina di girasole, in genere viene usato quella di girasole o quella di soia o entrambe, standard, aromi, sale, standard anche qui. Iniziamo da questa dark, dai. Vai, dark. Apro io? Apri. Questo è il filo di garanzia. Vediamo. Ci fa poco casino. Sì, adesso c'è tipo una patina di olio di cocco, quindi da girare. Il profumo è delicato. È molto denso. Sì, non è fluida. Poi il fatto che c'è l'olio di cocco sicuramente cambia la consistenza quando c'è più freddo. Vero. Ti ricordo che l'olio di cocco sotto i 24 gradi è solido. Quindi una miscela, come in questo caso, che utilizza parte di olio di cocco, anche se non tanto... E più andiamo verso temperature fredde, quindi al di sotto dei 24 gradi, più tende a solidificare. Quindi adesso è densa, bella corposa, rozza, però comunque luce. Questo mi aspetto che l'estate sia molto più liquida. Non dico liquida, ma quasi. Faccio io. Mi dà esattamente l'idea di cioccolato dark, ma non il cioccolato dark, quello amaro che a molti non piace. Però è un po' amaro, nel senso non è una via di mezzo. Non è un fondente al 95. Secondo me siamo sul 75, quasi 80 ma neanche. Il fatto che sia poco dolce non implica che si senta un po' meno il cacao, che sia poco saltato. In realtà il gusto del cacao è del cioccolato, anzi. È bello deciso. Cioccolato dark è giusta come parola. Sì, ci sta, vero. Metto proprio il cioccolato condensato. Nocciutella. Metto. Bella.
Ok, questa non è fluida neanche per Sembra la niente. Nutella fredda. Sembra realmente la Nutella fredda, che è quella consistenza che tu Tipo cremoso. prendi e spalmi sul pane. È una consistenza che a me non fa impazzire. Io preferisco le creme quelle belle Però è fluide figa. che calano proprio a cascata. Esatto. Non c'è bisogno di girarla. E assaggiamo. Wow, Wow. fantastica. No, ragazzi, ma sapete che è buona? Perché si sente una spinta di nocciola pazzesca. Hai presente le sottomarche buone della Nutella? Ti fa meno effetto droga della Nutella, meno zucchero della Nutella, però ti piace un casino. Come gusto è pazzesco, ragazzi. Cioè, a me questa piace un casino. Tra l'altro c'ha 28, cioè è più dolce di questa. Ma non si è sicarbo. Cioè, per me è questa batte di gran lunga questa. La sensazione Questa di qua come si è rimane in bocca sciolta. non mi dispiace. Io la sento più alla cosa. Cheesecake fragola. Non sa di fragola. Giuro, cioè, neanche se. Sembra una spuma. Oddio, pensavo che stava a dire, guarda, sembra uno sputo. No, sembra una spuma. Giuro, raga, non ho mai visto. Sembra un gelato al fior di latte. Dai, che però si sta sciogliendo, rimane un po' colloso. Particolarissimo comunque. Strano. Sono curiosa. No, vabbè. È la più Genericatissima. particolare di tutte. È Poi latte alla prendere fragola. Cioè, latte alla fragola, tipo cingomma alla fragola. No, non è cheesecake, è latte alla fragola. Tu prendi le fragole, le metti nel frullatore, vabbè. frulli con latte, Sembra una con la. frittella la fragola. Cioè, si sente che è un No, ma è aroma, ma pazzesca. non è chimica. Però questa finora è la più particolare sia alla vista. No, vabbè, non potete capire, io l'amo. Io le Delicatissima. voglio più fluide. Non mi fanno. Cioè, non è che mi fanno impazzire, preferisco quelle più fluide. Però in bocca questa è quella che dura di meno, quindi No, la ascoltatemi, io bocca non ho mai. mai sentito una crema con la consistenza così, Ma mai. infatti guarda, aspetta che Sembra. sbattolo. Cosa fai? Fermo. Pericolo scampato. Presto che tardi. Dobbiamo fare cioccolato bianco. L'altra? Come l'altra, la consistenza è la È stessa base. uguale. Ah, vabbè, ma è uguale. È la stessa base, L'hanno giustamente. fatto uguale, fammi sentire, fammi vedere. No, perché quella la fragola ha 1 grammo in più di grassi, quindi qualcosa di diverso c'è, cioè, però la base sarà praticamente la stessa bianca. Stessa consistenza spumosa? Sì, che Ok. mi piace un sacco. Mazza, è dolcissima. Se non era cioccolato bianco. Se non mi piace troppo il dolce dovrebbe non piacervi. A me non dispiace. Magari dopo un po' potrebbe stuccare, però. Per adesso mi piace un sacco. È cioccolato bianco, sa di quello. Se non lo guardavo lo azzeccavo. Fantastico. Consistenza come questa, quindi la migliore. Buono, va bene, mi piace, carino. Ok ragazzi, eccoci qui, vi faccio vedere da più vicino la consistenza, il colore e tutto il resto delle creme. Questa è quella extra dark, bellissima, lucida, quasi totalmente liscia, Manca solo qualche qualcosa. puntino, però veramente bella, dà Questa. proprio la sensazione di corposità. Poi, per quanto Questa è riguarda Nutella, sì, nocciutella. buonanotte, per quanto riguarda Nocciutella, Bella densa. sì, rimane proprio appesa, si attacca al cucchiaio, sempre lucida, forse un po' meno, un po' più opaca. Ed è proprio di quelle Sembra che. proprio il È colore della Nutella. proprio di quelle che spalmi sul pane, un po' più chiara della Nutella forse. Poi Questo è cheesecake, alla vero? fragola, vedete com'è molto più fluida. E quella al cioccolato bianco è praticamente identica, cioè è Anzi, è molto identica. più liquida di Beh, molto più cheesecake. liquida. Sì. Ah, è Buonissima. vero, è vero, è vero, hai ragione. Sì, lo state vedendo con i vostri occhi. È un filo più liquida. E anche in questo caso, non totalmente lisce, ma quasi. Vi assicuro che comunque in bocca non sentite questi grumi che in realtà si vedono. Quello che sentite è solo un po' di allapposità per queste due, soprattutto questa. E questa in realtà no. Esistono altre creme che hanno praticamente gli stessi valori nutrizionali e se tu leggi gli ingredienti sono gli stessi identici sulla carta scritti. Ma quelle creme che avevo provato con questi ingredienti identici Facciamo cagare. erano dei mattoni, erano dei liquidi non newtoniani che tu ficcavi il cucchiaino, tornavi su, ti prendevi, ti portavi appresso tutto il barattolo. Stessi valori nutrizionali.
Non diciamo che primi sono. Questi invece sono veramente fantastici, mi piacciono un sacco. Allora, io al primo posto metto nocciutella. Al secondo posto, premio per la consistenza, per la particolarità, perché non se ne trovano in giro, fragola. Terzo posto, metto cioccolato bianco e cioccolato dark. Però forse preferisco cioccolato dark perché alla lunga mi stuccherebbe di meno. Prima, seconda, terza, quarta. Ma la più particolare è quella della fragola. Tu? Ah, per me la prima è questa, cheesecake alla fragola, perché è fantastica davvero, mi piace un sacco la consistenza. Il secondo posto forse secondo me è quello dark, terzo posto nocciutella e l'ultimo, ma non perché non mi piace, è cioccolato bianco perché appunto è molto più dolce, preferisco più quasi amare, però nonostante ciò cheesecake alla fragola per me vince. Ok ragazzi, sono consigliate. Per me sono consigliate. Straconsigliate. Partivo da un'aspettativa non altissima, cioè alta, ma partivo da una buona aspettativa. Ho letto gli ingredienti, ok, riconosco quel tipo di crema proteica, l'aspettativa era alta, cioè quello che mi aspettavo è stato figo. L'unica cosa, sta consistenza, secondo me, ma non tanto per la cucchiaiata, perché dici ok, è inverno, c'è l'olio di cocco, che cacchio vuoi dalla vita? La sensazione in bocca. Se fosse leggermente meno allapposa, immagino che schiaffa 20 grammi di crema su una fetta di pane, secondo me lo allappa anche di più. Queste due al cacao, io parlo di queste due al cacao, queste no. Poi magari d'estate allappano meno. In ogni caso, quanto riguarda i gusti, perfette, tutte e quattro azzeccate. Per quanto riguarda la consistenza, forse qualcosina si può migliorare. Dobbiamo provare a scioglierle, ma sciogliendole l'unica componente che diventerebbe più liquida è appunto l'olio di cocco. Per me sono promosse. Altra cosa, sono 8,90€, il che non è assolutamente tanto, cioè sono molto competitivo rispetto ad altre creme del genere che di solito costano sui 10, 12, 11, 12, vabbè dipende se c'è il pistacchio di sicuramente di più, però ragazzi, fantastiche, provatele. La recensione finisce qua. Iscrivetevi al canale. Poi attivate le campanelle ai nostri video, mettete like al video, commentate il video con quello che pensate e fate sapere quale gusto vi ispira di più. Ricordatevi che queste creme le trovate su WhatsApplement e il codice sconto nostro è AS2FitLovers. Alla prossima recensione, ciao ragazzi.